Ragazzi, non puoi andare. Sto registrando, perché non... C'è cosa dei pillager. Porca troia. Meno male che me l'hai ricordato. Stavo prendendo la sabbia per finire il pavimento della nostra casa, no? La vetrata della nostra casa. C'è un altro villaggio, ragazzi. No, comunque il culo che abbiamo in questa serie sente indescrivibile. Io non, ve lo giuro che non ho messo nessun seed. È veramente puro culo. Ecco oggi forse che porta bene. È normale. Mi scusi. Madame. Madame. No, vabbè, ragazzi, non si può fare che ridiamo ogni due. Chi vede i video ci prende per idioti. Che poi siamo idioti, Ah, comunque questo è... Sono arrivato qui con la vetrata. E non ci ho messo poco, Porca merda, non so quanti stack ho finito di vetro. Ma porca... No. Non ci schiaffi. Ma veramente? Ma da dove? Non ci credo, ragazzi, è affogato. No, sta lì sotto. Sta girando. Ma cosa sta facendo? Niente, ragazzi, abbiamo il Blade scheletro. Dai. Comunque, ragazzi, Koji mi ha detto che è una bella idea questa della vetrata. E io mi sento fiero. Perché è un'idea originale, ragazzi. Cioè, faremo di una cosa naturale la nostra casa. E io godo. Ma questo sta ancora qua. Ah, ma io sono demente. Devo fare... come si chiama? Mi sono dimenticato il nome. Quello dove si mette il latte. Il la secchio. Bottiglia. Il... Vabbè, ragazzi. Top giocatrice di Minecraft. Quello dove si mette il latte. La bottiglia. Mucche. Cioè, mi hai fatto caso che il verso delle mucche inizia mucche. Dai, è divertente. Adesso non troverò mai delle mucche. Delle mucche. Anzi, ma perché oggi quando ride poi diventa un maiale? Per riprendere fiato. Ti fai male le narici? No. Oggi narici di ferro. Ho ucciso i pillager, non abbiamo più la maledizione. Io devo farmi... No, un'armatura, perché... Perché sto parlando? Sono diventato... Io stavo pensando io. Sono diventato un po' British. Con un liquido. C'è veramente qualcosa... Bianco. Koji, per l'amor di Dio. Perché hai bevuto il latte? Per togliermi la maledizione dei villager. Ah! Ma la smetti di sfiatarti come una macchina del caffè? O zucche? Allora, stavamo a dire, abbiamo trovato un altro villaggio senza villaggeri. Mele. Era un verso di goduria perché abbiamo trovato le patate. Se non fosse stato chiaro, che a me piace la patata. Qui vabbè, piantagioni. Bel villaggio. Quell'acqua, ragazzi, secondo quale fisica? È buggato. Ma no, ma va. Beh, è veramente buggato. Però puoi usarlo come ascensore. Cosa cos'è? Buonasera. Ehi. Babe. Cos'era? Che La bro ogni tanto diventa babe. Ah, è un villaggio di coltivatori. 20 di grano, uno smeraldo. Hanno begli scambi. Si possono fare. C'è anche Spider-Man tra di loro. Come godo? No. Ma perché fai questi versi? Che devi tenere benissimo anche per te. Non devo spuntare. La bro fa wow. Quando riguarderò il video mi gringerò un botto per tutte le stanze che sto facendo, me ne pentirò. Molto probabile lo farò comunque. Certo. Continua a ridere. Niente infermabile. Questa cosa non ho mai capito come funziona. Se qualcuno lo sa, ditemelo. È la madonna. Devo fare un altro tutto, non è possibile. Ciao, era un golem di nuovo. Bel bioma lì comunque. Che... Ma che cos'ha questo villaggio? Iron Golem? Perché c'è una grotta sotto questa casa? Chi è l'architetto che ha deciso di fare questa cosa? Padrone di giorno. Vabbè, abbiamo fatto il lavoretto importante. Doveva dire qualcosa, dormiamo. Ci approviamo di questa casa e il bro rimane fuori. Vabbè, qui abbiamo i villaggeri in cui potremo fare la farm di ferro. Perché sai come funziona la farm di ferro? Vamos a la playa. Sì, come se lo sapessi fare. Seguiremo un tutorial su YouTube. Vamos a la playa. Dire, poi sembriamo scemi. Certo. Non è vero. Non è vero.
tutto creato dalla nostra immaginazione. Comunque, immaginate il primo cristiano che ha creato una fire di Iron Golem. Quanto tempo ci avrà perso? Ok, gli ultimi 60 pezzi di vetro. Continuerò io off cam fino a qua. Facciamo meglio. Vabbè, questa parte qua la finisco off camera. Una crafting table. E c'è la cobblestone per fare una fornace. Direi di iniziare a piazzarci. Non lo so. Fornace e crafting table sotto. Mettiamo le due ceste sopra. Così punge tutto. Ok. Andiamo a prendere il letto e lo mettiamo lì di fianco. Quello che avevo in testa io, a parte che qualcosa ha piantato tantissimi alberelli là, è qualcosa di gigantescamente stratosferico, ok? E in questo episodio vorrei provare a farvi vedere. Innanzitutto, in questo episodio voglio piantare delle patate. Prima cosa che voglio fare, perché voglio farla diventare la nostra fonte di cibo principale. Perché, come dice su... Ma veramente devo farmi un piccone in legno, ragazzi. Perché più avanti più diventiamo poveri? No, ragazzi, sarà difficilissimo rendere quella cosa la mia casa. Però non volevo fare la solita casa di merda. Avete presente, no? Facevi un cubo di legno, mettevi letto, cosa, ed era la tua casa. No, dobbiamo diventare youtuber di Minecraft professionali. Che non succederà mai, eh. Però almeno uno ci prova. Questo sarà l'angolino patate al momento. Allora, se non mi sbaglio, l'acqua dovrebbe irrigare fino a 4 blocchi, quindi fino a qua. Se ricordo bene, non mi ricorderò mai bene. Patate, crescete come se non ci fosse un domani, vi prego. Non ce la faccio più di andare ad uccidere salmoni sott'acqua, ve lo giuro. È la mia unica fonte di cibo. Ciao, sputacchio? Sputacchio. Avete visto che mi ricordo anche il nome dei miei animali. Posiamo questo qua. Anche se in realtà io dovrei posarle là le cose adesso. E vorrei prendere tanta legna per provare almeno ad abbozzare quello che vorrei fare. Io non so neanche se il blocco che voglio usare è la legna. Tra l'altro, se non vi piace la vetrata, fatecelo sapere nei commenti. Che facciamo il pavimento solita scacchiera, no? Che fa? Sì, adesso andiamo in miniera, non ti preoccupare. Adesso ci facciamo la miniera in questo episodio. Perché siamo troppo poveri, veramente siamo esageratamente poveri. Allora, nella mia testa, qui doveva essere l'entrata. Dobbiamo spianare un poco qua. Qua ci facciamo tipo una mega entrata a cancello giappocinese, con un ponte che parte da qua e arriva fino alla vetrata. Quindi uno entra dal cancello stile orientale, no? Attraversa il ponte, arriva sulla vetrata. La vetrata è la nostra dimora. Il problema è che per rendere questa cosa naturale alla nostra dimora dovremmo costruire adattandoci all'ambiente che abbiamo di fronte, no? Quindi io dovrei chiudere qui tutto intorno in questa maniera. Però poi è brutto con la legna, allora. Che blocco vuoi usare? Ok, chiudi intorno in questa maniera qui. Magari togli alcuni pezzi di terra per rendere il tutto collegato. Ci innalziamo e ci chiudiamo fino magari ad un certo livello. E ci innalziamo questa barriera di legno. Però mo Koji mi ha detto che il legno fa cagare. Potremmo usare i deep slate. Sarebbero quei blocchi neri nel fondo. Beh, per il momento lasciamo questo qua come teoria, eh? Che ridi? Tra l'altro, però, dato che abbiamo quello, che sembra veramente un pene, al contrario. No, sembra un dito medio in realtà, guarda. Anche il gioco ci sta mandando a fanculo. Allora, anche per la miniera, ragazzi, io volevo farla. Diciamo, volevo fare tutto un... Lì ovviamente ci sono le patate, ma non voglio farci la farm di patate. Quindi avevo intenzione di fare... Avevo intenzione di fare cancello orientale qua. Un sentiero che collegasse da qui. Arrivava qui e da qui noi partivamo. Ovviamente facevamo un ingresso tutto fico. Anche se... carbone. Io mi eccito ancora per il carbone, ragazzi. Ok, lasciatemi stare. Ok, facciamo un ingresso tutto fico per una miniera qui. Ok, quindi io qua inizio a scavare e ci facciamo la miniera. La miniera la faremo, per il momento è tutto provvisorio, ragazzi. Siamo ai primi episodi. Poi la miniera arrivo... Assolutamente no. Arrivo al livello dei diamanti e ci faccio tutte le scale. Così scendiamo anche in un modo più sistemato. Per favore, riempiteci di suggerimenti per rendere quella cosa la nostra dimora. Patate, voi crescete. E noi andiamo a scavare. Però se arriviamo a trovare i diamanti ci caseremo. Io spero almeno di... Vi prego, ne abbiamo già persi 6. Per favore, gioco, devi avere pietà di me, ok? Vabbè. Il gioco vuole farmi ricrepare. Oh, sentite, ragazzi, io lo voglio esplorare, ma io ci crepo. Buttati giù. Oh, voglio andare a posare le cose. Ma io muoio di nuovo, palesemente. Muoio di nuovo, palesemente. Siamo pronti alla morte. No, scherzo, non lo esplorerò. Già abbiamo fatto un video in cui esploriamo le caverne. Non posso sempre esplorare le caverne. Però, ma secondo te gli interessa che scavi? No. Buttati giù.
No, oggi veramente non c'è. Jason non si muove, io stavo schiacciando. Per l'amor di Dio, non cliccare i tasti che non devi cliccare. Allora, innanzitutto qua fai come le Bad Wars, in questo modo qui. Maro, ma che ti butti e basta? No. Lo senti, ragazzi, veramente. No, vabbè, ma che palle. Ma l'acqua mi perseguita. Ma basta, ma io qua ci dovevo fare la miniera. Tutta acqua ovunque, io dove scavo? Ma tua mamma. Perché ho deciso di mettere difficoltà difficile? Io non lo so. No, no, si dice difficoltà difficile. Un po' di pepe. No. E come? Hard. Vabbè, complimenti. È appena eletta a livello B2 di inglese. Volevo farglielo sapere. Nel nome di Dio. Sì, vabbè, ma chi è quello con l'arco incantato? Diamanti! Ma pensavo stessi scherzando. Diamanti. Due pure. Va bene, diamanti veramente. La mia compare non scherzava. No! Mi spiegate? Com'è possibile che un colpo di zombie mi abbia tolto 4 cuori? Vabbè, tutto ciò per un diamante, sicuramente, perché sarà veramente un solo diamante. Dammi il salmone cotto che mi fa recuperare tanta vita. Fatemi prendere il diamantino. Quanto? La mia pazienza, ragazzi, ha un limite. Comunque, almeno vi posso far vedere l'altro blocco che volevo usare come costruzione, che è questo qua, la deep slate. Comunque, ragazzi, non credo che questo posto sia un bel posto per farci la nostra miniera, quella là personale, dove scaviamo fino in fondo. Vabbè, abbiamo trovato un diamante, risalgo in superficie e mi faccio la miniera da un'altra parte, poco male. Ok, dai, adesso dovrei resistere almeno un po' di più. Massimo, no, perché ragazzi, veramente mi bullizzano veramente a sangue. Cioè, ma che cribbio. Quello zombie mi ha tolto metà vita con un colpo. Non penso sia legale.